Benvenuti su Ricchi si diventa. Oggi abbiamo una storia davvero speciale per voi. Una storia di successo, di passione e di talento culinario. Stiamo parlando di un uomo che ha conquistato il mondo con le sue ricette. Un uomo che ha ottenuto non una, non due, ma ben 7 stelle Michelin. Stiamo parlando di Bruno Barbieri, uno degli chef più famosi d'Italia e un vero e proprio imprenditore di successo. Ma come ha fatto questo chef di fama internazionale a diventare un milionario? E come spende i suoi milioni. Restate con noi per scoprire tutto sulla vita lussuosa di Bruno Barbieri. Se siete appassionati di cucina o semplicemente amate guardare i programmi di cucina in TV, sicuramente conoscerete Bruno Barbieri. Nato il 12 gennaio 1962 a Medicina, una piccola città nella provincia di Bologna, Barbieri è cresciuto in una famiglia dove l'amore per il cibo era una tradizione. Ma chi è davvero Bruno Barbieri e perché è così famoso? Bruno Barbieri non è solo uno chef, è un vero e proprio fenomeno. Con le sue 7 stelle Michelin è uno degli chef più premiati non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ma non è solo per le sue abilità culinarie che Barbieri è famoso. È un personaggio televisivo molto amato, conosciuto per essere uno dei giudici più temuti, ma anche più amati, di MasterChef Italia. E non solo, ha partecipato a molti altri programmi TV, conquistando il cuore del pubblico con il suo carisma e il suo inconfondibile accento emiliano. Ma non è tutto, Barbieri è anche un autore di successo, con diversi libri di cucina all'attivo. I suoi libri non solo presentano le sue deliziose ricette, ma raccontano anche la sua filosofia in cucina e la sua passione per il cibo. Insomma, Bruno Barbieri è molto più di un cuoco. È un imprenditore di successo, un personaggio televisivo amato e un autore di bestseller. Ma come ha fatto a raggiungere tutto questo successo? Scopriamolo insieme! La carriera di Bruno Barbieri inizia in Italia, nella sua amata Emilia-Romagna. Da giovane, Barbieri ha sempre avuto una passione per la cucina, una passione che ha ereditato dalla sua famiglia e che ha coltivato nel tempo. Ma la sua carriera da chef ha davvero decollato quando ha iniziato a lavorare nei ristoranti stellati. Barbieri ha lavorato in vari ristoranti di prestigio, ottenendo riconoscimenti e premi per la sua cucina. Tra questi ci sono il Trigabolo di Argenta, la Grotta di Brisighella, Locanda Solarola e Arquad. Rolle Chateau Villa del Ca. In questi ristoranti Barbieri ha dimostrato il suo talento e la sua creatività, conquistando non una, ma ben 7 stelle Michelin. Un risultato straordinario che lo ha reso uno degli chef più premiati al mondo. Ma la carriera di Barbieri non si limita alla cucina dei ristoranti. Nel 2011 ha fatto il suo debutto televisivo con MasterChef Italia, diventando uno dei giudici più amati del pubblico. La sua personalità carismatica e il suo occhio critico hanno conquistato gli spettatori, rendendolo uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Oltre alla televisione, Barbieri ha anche scritto diversi libri di cucina, condividendo le sue ricette e la sua filosofia culinaria con il pubblico. I suoi libri sono stati un grande successo, consolidando la sua fama non solo come chef, ma anche come autore. La carriera di Bruno Barbieri è un esempio di successo, passione e dedizione. Ma come ha fatto a trasformare la sua passione per la cucina in una fortuna multimilionaria? Innanzitutto i suoi ristoranti. Come abbiamo già detto, Barbieri ha lavorato in vari ristoranti stellati, ottenendo riconoscimenti e premi per la sua cucina. Ma non solo. Barbieri non è solo uno chef, è anche un imprenditore. Ha saputo trasformare il suo talento in cucina in un business di successo, creando ristoranti che sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per gli amanti della buona cucina. Poi ci sono i suoi libri di cucina. Barbieri ha scritto diversi libri, condividendo le sue ricette e la sua filosofia culinaria con il pubblico. I suoi libri sono stati un grande successo, vendendo migliaia di copie e contribuendo in modo significativo alla sua fortuna. Infine, le sue apparizioni televisive. Barbieri è un volto molto noto nella televisione italiana, grazie al suo ruolo di giudice in MasterChef Italia. Le sue apparizioni televisive non solo hanno aumentato la sua popolarità, ma hanno anche contribuito alla sua fortuna. Come giudice di MasterChef, Barbieri ha avuto l'opportunità di mostrare il suo talento ad un pubblico più ampio, aumentando la sua visibilità e la sua fama. Una cosa è certa, Bruno Barbieri ha saputo sfruttare al meglio le sue abilità e le sue passioni, trasformandole in una fonte di reddito. Ma come spende i suoi milioni? Bruno Barbieri è noto per il suo stile di vita lussuoso. Nonostante sia molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che ama vivere alla grande. Le sue case, le sue auto, i suoi viaggi, tutto parla di lusso e di qualità. Barbieri possiede diverse case, tutte arredate con gusto e ricche di comfort. Le sue abitazioni riflettono il suo amore per la bellezza e la qualità, con interni eleganti e dettagli di lusso.
Per quanto riguarda le auto, Barbieri ama i veicoli di lusso. Nonostante non abbia mai rivelato i dettagli sulla sua collezione di auto, sappiamo che ama guidare auto di alta qualità, che riflettono il suo stile di vita lussuoso. Infine, i viaggi. Barbieri ama viaggiare e scoprire nuove culture e nuovi sapori. I suoi viaggi sono sempre all'insegna del lusso, con soggiorni in hotel di lusso e cene nei migliori ristoranti. In conclusione, Bruno Barbieri sa come godersi la vita. Ma oltre al suo stile di vita lussuoso, c'è un altro aspetto che rende Bruno Barbieri un personaggio così interessante: il suo approccio all'imprenditoria e alla gestione del denaro. Barbieri non è solo uno chef di talento, è anche un imprenditore di successo. Ha saputo trasformare la sua passione per la cucina in un business di successo, creando ristoranti che sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per gli amanti della buona cucina. Ma come gestisce il suo denaro? Barbieri è noto per essere molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha un approccio molto saggio alla gestione del denaro. Nonostante il suo stile di vita lussuoso, Barbieri sa quanto sia importante investire e risparmiare. Barbieri investe una parte significativa dei suoi guadagni nel suo business, continuando a sviluppare nuovi progetti e a espandere i suoi ristoranti. Ma non solo, Barbieri sa anche quanto sia importante risparmiare e pianificare per il futuro. In conclusione, Bruno Barbieri è un esempio di successo, non solo come chef, ma anche come imprenditore. Il suo approccio all'imprenditoria e alla gestione del denaro è un esempio per tutti noi. Ora, vorremmo sapere cosa ne pensate. Cosa vi ha colpito di più della storia di Bruno Barbieri? Qual è la lezione più importante che avete imparato da lui? Condividete le vostre opinioni nei commenti. Prima di concludere, vorremmo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale, mettere mi piace al video e attivare le notifiche. In questo modo non perderete mai i nostri nuovi video e potrete continuare a scoprire le storie di successo dei più grandi imprenditori. Grazie per aver seguito il video e ricordate, con impegno, costanza e le giuste strategie, ricchi si diventa. Alla prossima!